Cosa fa scattare la tua creatività? Alcune persone hanno bisogno di una grande tazza di caffè americano appena si svegliano. Altri hanno bisogno di leggere una citazione ispiratrice o un estratto di un libro. Ti garantisco che queste immagini ti daranno abbastanza carburante creativo per alimentare l'intero tuo anno. Chissà, forse ispireranno il tuo prossimo film o libro. Immagina questo. È il tuo primo giorno di scuola in prima media. Sei eccitato e pronto per iniziare un nuovo anno scolastico. Tua madre chiede di farti una foto per ricordare quel giorno. Non riesci a pensare a un motivo per cui non dovresti, quindi posi volentieri per lei. Ti metti accanto a un bell'albero, fai un grande sorriso e dici «Cheese!» Ma non appena scatta la foto, ti afferra per il braccio e corre con te dall'altra parte della strada. «Cosa diavolo è successo?» chiedi. Dai un'occhiata alla foto. Vedi qualcosa fuori dall'ordinario che sta succedendo qui? E che dire di quell'enorme serpente che scende lungo la corteccia? Questa è una storia vera e fortunatamente le persone coinvolte si sono messe in salvo. Come hanno fatto a non vederlo? Questo mi sfugge completamente. Internet è pieno di foto bizzarre che sembrano essere un fotomontaggio. Com'è questa qui? Sembra che le zanzare non solo siano pronte per la dominazione globale, ma che lo stiano già facendo. Questa immagine fa rivisitare al tuo cervello tutti i tipi di film di fantascienza nel tentativo di trovare un antidoto alle zanzare giganti. Come diavolo ci proteggeremmo da qualcosa del genere? Ma non preoccuparti, c'è una grande possibilità che questa immagine non sia reale. Un utente dice che questa foto è solo una coincidenza. Una zanzara è capitata lì mentre il fotografo stava scattando la foto. Altri utenti dicono che le fotocamere non funzionano in questo modo. L'immagine sarebbe completamente sfocata se la fotocamera si fosse messa a fuoco sulla zanzara. Qual è la tua opinione al riguardo? Hai mai guardato documentari sulla natura o ammirato un libro di immagini del National Geographic chiedendoti come ha fatto un essere umano ad avvicinarsi così tanto a un animale selvaggio e a vivere per raccontare la storia? Stiamo parlando di queste immagini di orsi polari. Mettiamo in chiaro una cosa. Gli orsi polari potrebbero sembrare carini, ma sono pericolosi animali carnivori. Sono forti, sono predatori al vertice della catena alimentare nei loro habitat naturali. E immagino che non siano così affezionati alla presenza umana. Ma come hanno fatto queste persone ad avvicinarsi abbastanza a loro? Scommetto che questa è una generazione AI. Il mondo di internet ama le storie horror, e forse è per questo che le immagini di fantasmi occupano un posto così alto tra gli interessi delle persone. Sono reali? Non lo sono? Ha importanza? Questa persona sostiene di vedere una bambina in una camicia da notte alla fine del corridoio nella casa dei nonni. A quanto pare i fantasmi amano davvero le case dei nonni. Immagino che non possano resistere alle serate settimanali di bingo e all'odore costante di biscotti al cioccolato appena sfornati. Nemmeno io posso farne a meno. In ogni caso, questa immagine sembra così debole che direi che probabilmente è solo la silhouette di un gruppo di mobili vintage messi insieme. Oh, wow! Mi dispiace, mi ci è voluto un po' per capire cosa stava succedendo là. Nella prima immagine pensavo ci fosse un pollice deforme accanto al muffin. Solo dopo i miei occhi hanno capito che stavamo guardando un tavolo di vetro e un gatto affamato che cercava di prendere un pezzo del delizioso dolcetto. Benvenuto a Silent Hill! Questa foto è stata scattata da qualcuno mentre andava al lavoro. E ho così tante domande. Vive in una zona rurale? O questa foto è il risultato di una corsa mattutina in un parco urbano? Riusciva a respirare bene? Perché questo smog sembra qualcosa di proveniente da un altro mondo. Accidenti! La prossima foto ti darà i brividi o ti farà stupire della sua stranezza. Non mi aspetterei nulla di meno che trovare una vera casa di streghe nel mezzo di questo bosco. Qual è il tuo parere? È reale o photoshoppato? Tu diresti che è reale. Questa foresta si trova accanto alla piccola città di Gryfino, in Polonia, ed è naturalmente piena di alberi che si piegano di 90 gradi proprio alla base. La scienza non può ancora spiegare perché gli alberi siano come sono. Chissà, forse è stata una strega a renderli così. Se hai visto The Last of Us, penso che questa foto ti farà abbastanza paura. Questo non è solo reale, ma è un fungo, che imita la mano di una persona che cerca di strisciare fuori dal terreno. Voglio dire, è l'arte che imita la vita o è davvero solo un unico grosso pasticcio disordinato? Da dove inizio con questa? Direi che questo pezzo era in realtà un oggetto di scena di un film di Tim Burton che in qualche modo si è perso ed è finito nel tuo cesto di verdure. Dovrebbe essere un ignama, ma ha la forma della mano del Grinch, se fosse bianco invece di verde. Oddio, nei miei sogni più selvaggi non potrei inventare queste cose. Se inciampassi in questa foto su internet, direi che proviene da un film d'animazione o che è generata da intelligenza artificiale. Questa foto è entrata così profondamente nella mente delle persone che il National Geographic ha cercato il fotografo accreditato per dimostrare se fosse reale o no. E indovina un po', è reale ed è in Namibia. Se questo fosse lo sfondo di una storia, che tipo di storia diresti che sia?
sono indeciso tra una favola e una versione forestale di Alla ricerca di Nemo. I terremoti non sono uno scherzo, ma potrebbe sembrare che abbiano senso dell'umorismo. Voglio dire, come può essere che il terreno si sia spaccato esattamente nel mezzo della strada, dividendola perfettamente a metà? Questo mi sembra troppo fantascientifico. Conosci il detto «nulla nella vita accade per caso»? Devo dire che questa immagine mi fa profondamente dubitare se questo fosse il risultato naturale della ruggine o se qualcuno ha trascorso innumerevoli ore ad incidere la mappa del mondo in un palo da strada casuale. Questo è quello che intendo per minima spesa, massima resa. Forse questo è il lavoro di un bambino che non ha capito l'incarico, o forse è semplicemente un adulto pigro con una mentalità infantile. Devo dire, hanno centrato la silhouette del cavallo e per questo meritano un bel bravo. Immagina questo, sei uscito per la tua corsa mattutina, è una fredda giornata invernale e il sole non è ancora uscito. Hai deciso di correre un miglio in più di quanto fai normalmente e ti imbatti nel guardiano della foresta. Sei così convinto che quella cosa sia reale che inizi a correre a tutta velocità, il più velocemente che le tue gambe tremanti possono portarti. Alla fine era solo un albero simile a grotta. Da qualche parte c'è una legge che dice che non possiamo avere solo giornate buone. Ci sono i giorni in cui torni a casa e stai per aprire la porta e questo viene a salutarti. È un confine sottile tra una situazione pericolosa per la vita e solo un grande spavento. Quando ero bambino adoravo fare scherzi alle persone, ma ero anche il primo a spaventarsi quando la vittima dello scherzo ero io. Immagino che la persona che si è imbattuta in questa cosa sul muro dell'ufficio non sia stata troppo contenta. Ma ehi, forse è karma, giusto? Beh, è una ruota che gira. Questo è il tipo di apparecchiatura da tavola che potresti vedere se fossi stato invitato a casa degli Addams per il tè pomeridiano. Piccole tazze da tè ispirate alle mani che strisciano ovunque. Devi avere uno stomaco forte per affrontare questa situazione senza problemi, eh?